Allora ragazzi, arriva una vittoria importante targata Gianluca Carpani, che regala al Catania questa vittoria per 1-0, questi tre punti che permettono al Catania di salire a quota 4 punti in classifica sui 6 che c'erano ovviamente a disposizione nelle prime due giornate di campionato. E direi che sì, è un inizio di campionato assolutamente positivo anche per gli avversari che avevamo, diciamo così, la prima di campionato in trasferta a Potenza contro il Sorrento, che è una squadra che ci ha dato più di qualche problema negli ultimi anni, e poi subito alla seconda di campionato un big match contro il Benevento, che è una squadra che è comunque costruita bene, che si è rinforzata con diciamo giocatori di categoria, con dei giovani, con dei prospetti molto molto importanti, ed è una squadra ovviamente che lotta per i primissimi posti di questo campionato. Quindi un inizio non facile, e arrivano 4 punti su 6, e se a tutto questo che abbiamo appena detto ci aggiungiamo i tanti problemi che ha avuto mister Toscano dal punto di vista dell'organico, perché alla fine questo organico è stato sì completato, ma è stato completato con notevole, diciamo così, ritardo per tutte le problematiche che ovviamente sappiamo. Quindi alla prima di campionato ci siamo presentati con, diciamo così, 11 giocatori che facevano parte del progetto, più Celli e De Luca, che erano stati aggregati proprio per quella sfida, anche se erano due giocatori che non rientravano nei piani tattici di mister Toscano. Infatti poi De Luca ha rescisso col Catania e Celli è rimasto, diciamo così, fuori dalla lista in quella sfida. Quindi ci siamo presentati contro il Sorrento alla prima con un organico ridotto all'osso e con tanti anche giovani diciamo così della primavera che sono stati aggiunti, quindi un diciamo così un problema ulteriore. In questa seconda sfida contro il Benevento è vero che ci presentavamo con l'organico ovviamente completo, ma con diversi indisponibili che si sono aggiunti, diciamo così, nelle ultime ore, quindi negli ultimi giorni. Quindi Verna, che ha subito una botta alla prima di campionato, lo stesso Montalto, che ha subito un risentimento muscolare al polpaccio, quindi indisponibile, Popovic, che ha avuto un problema nelle ultime ore, Jimenez, che non stava bene perché ha avuto un attacco febbrile nell'ultimo giorno. Quindi soprattutto il reparto offensivo veramente ridotto all'osso, lo stesso D'Andrea diciamo così assente da lungo termine, quindi un reparto offensivo totalmente da inventare. Infatti abbiamo visto la mossa di Lunetta schierato lì in attacco in posizione da prima punta. Quindi tanti problemi per mister Toscano in questo inizio di campionato. La condizione fisica ovviamente che non può essere ottimale, perché tanti giocatori sono stati diciamo così presentati proprio nelle ultime ore, addirittura alcuni come De Rosa, Inglese l'ultimo giorno, quindi giocatori che non hanno svolto tanti allenamenti con i compagni. Quindi una condizione fisica, diciamo così, ancora non ottimale, e lo abbiamo visto sia nel secondo tempo di Sorrento sia nel secondo tempo di ieri. I tanti indisponibili nel reparto offensivo, quindi questi sono problemi ulteriori che ha avuto il nostro allenatore. Quindi alla fine di tutto ciò ottenere 4 punti su 6 che c'erano a disposizione direi che è un inizio assolutamente positivo. Se ci concentriamo un po' sulla partita di ieri, su questo 1-0 ovviamente importante, proprio con la formazione che ha schierato lo stesso mister, ci rendiamo conto di quei problemi che abbiamo accennato prima, perché come dicevamo comunque non hai Popovic, non hai Montalto, e Inglese ovviamente è in una condizione che può avere 20-25 minuti, ovviamente devi adattare qualcuno in attacco. Probabilmente ha fatto una mossa anche per sorprendere gli avversari, ha deciso di mettere un giocatore che ha gamba, l'ho dimostrato ieri come Lunetta, perché secondo me aveva anche altre soluzioni, avrebbe potuto mettere uno tra Carpani o comunque Luperini a fare la prima punta, e a fare diciamo così uno dei due trequartisti avrebbe potuto mettere dall'inizio stop. Invece ha deciso di mettere ha deciso di fare questa mossa con Lunetta da prima punta, a mio avviso per creare difficoltà nella difesa del Benevento, perché evidentemente è un giocatore che comunque ha gamba e dà comunque imprevedibilità, e diciamo che è una mossa che poi ha pagato lo mister Toscano, perché il gol di Carpani arriva proprio su un tiro di Lunetta e su diciamo così un inserimento che è una delle caratteristiche del gioco di Toscano, con i trequartisti che accompagnano, perché Carpani a sinistra e Luperini a destra credevano sull'eventualità di una respinta di una seconda palla. Il pallone infatti arriva a Carpani e trova il gol dell'1-0, ma è un Catania che approccia molto bene a questa partita. Ovviamente il clima infuocato, la bellissima coreografia a inizio partita, più di 17.000 comunque spettatori, è un qualcosa che ovviamente a un giocatore che gioca in casa, diciamo così, galvanizza. E a mio avviso Toscano, che è un allenatore molto esperto, molto navigato, sa che la sua
sua squadra in questo momento non ha, diciamo così, una condizione fisica per poter reggere 90 minuti ad alto livello. Quindi a mio avviso l'ha proprio preparata in questa maniera, cercando di partire forte nei primi 45 minuti, nel momento in cui, diciamo così, la squadra aveva benzina nelle proprie gambe, cercando di sbloccare la partita in quei 45 minuti, diciamo così, iniziale, e poi cercando di gestire il secondo tempo. Lo avevamo visto già anche a Sorrento con un organico, come dicevamo prima, ridotto all'osso, dove il Catania giocò un ottimo primo tempo, propositivo, anche se non concluse tanto nello specchio alla porta, e poi ebbe un calo nella ripresa. Ovviamente questo capiterà anche nella prossima giornata, capiterà nelle prime 2-3-4 giornate di campionato sicuro, perché i giocatori hanno bisogno di qualche allenamento in più per aumentare questa condizione fisica, e quindi sicuramente Toscano avrà deciso di interpretarla proprio in questa maniera. E quando abbiamo benzina nei primi 45 di gioco, proviamo a far nostra la partita, e poi magari nel secondo tempo, con qualche cambio, con un po' di esperienza, perché ricordiamo che il Catania ha un organico che ha un'età media molto alta, quindi questo vuol dire comunque anche esperienza, cerchiamo di gestire la partita. Ed è andata proprio così, perché il Catania veramente ha giocato un primo tempo di altissimo livello, ne ha testimonianza l'occasione già dopo 30 secondi da parte di Carpani, che si defila sulla sinistra, poi strozza un po' la conclusione in diagonale, ma è un Catania che ha provato subito a verticalizzare nelle prime diciamo così occasioni, giocatori che hanno spinto veramente veramente tanto. Guglielmotti sulla destra era veramente indemoniato su quella corsia, lo stesso Lunetta che correva come un forsennato su ogni pallone che gli venisse, diciamo così, scodellato, sia alto che basso. Quindi tanta intensità, una squadra che ha provato a portare una pressione molto molto alto. Questa è una caratteristica della squadra, diciamo così, delle squadre di Toscano, però ovviamente per fare questo devi stare bene, e il Catania nel primo tempo stava bene, lo faceva, pressava alto quando riconquistava il pallone, con anche Di Tacchio e Sturaro che pressavano veramente veramente tanto, andava subito in verticale. È una squadra che non perde tanto tempo nel fraseggio tra virgolette sterile al centrocampo, è una squadra che prova a verticalizzare con rapidità. E ora ho capito perché determinati giocatori non rientravano nei piani di mister Toscano. Mi riferisco a gente per esempio come Chiricò, che ha una qualità per poter stare tranquillamente in un organico come questo, perché Chiricò è un giocatore di assoluto livello per queste categorie, dal punto di vista tecnico non è inferiore a nessuno, ma dal punto di vista della gamba è un giocatore che si sarebbe trovato in difficoltà, perché questo Catania non fraseggia tanto col pallone tra i piedi, ma magari due tocchi subito in verticale. È un Catania che verticalizzava ma triangolava anche molto molto bene. Ci sono state due o tre occasioni dove veramente riconquista del pallone, palla in verticale, il giocatore che riceveva palla aveva subito l'appoggio dello stesso giocatore che gli aveva servito il pallone, quindi do il pallone, do il passaggio, il giocatore che riceve il passaggio sa che chi gli ha dato il passaggio si va subito a proporre accanto per provare a chiudere la triangolazione, e nello stesso tempo dall'altro lato c'è un'altra opzione di un giocatore che si sovrappone. Quindi questo permette al Catania di andare in velocità e andare negli spazi e dare molta imprevedibilità alla difesa, diciamo così, avversaria. Quindi si è visto tanto, ed è un gioco che per svilupparlo hai bisogno di giocatori a parte intelligenti dal punto di vista, diciamo così, tattico, ma di giocatori che hanno, diciamo così, gamba. E giocatori come Zanellato, come per esempio Chiricò, ma anche lo stesso Di Carmine, si sarebbero trovati in notevole difficoltà con questo, diciamo così, gioco. Se torniamo alla partita, un primo tempo ottimo dove il Catania ha fatto vedere tutto questo di cui abbiamo parlato: Sturaro che andava a pressare, Di Tacchio che andava a pressare, in generale i due trequartisti della prima punta, diciamo così, Lunetta, andavano a pressare i portatori di palla avversario, si riconquistava il pallone e si andava subito in verticale. Un reparto difensivo che a mio avviso è uno dei punti di forza di questa squadra, lo avevo detto anche a Sorrento, dove fuori casa avevamo rischiato praticamente un tiro sulla quale Betters si era fatto trovare, diciamo così, pronto. Ed è un reparto difensivo, ragazzi, che con Gherardi, Di Gennaro e Castellini in quella posizione, con Quaini pronto a entrare che si fa trovare comunque sempre pronto, a mio avviso è un reparto offensivo veramente veramente importante, forse uno dei cardini di questa squadra. Cosa è mancato ovviamente nella ripresa? È mancata la benzina, ragazzi. Nella ripresa si è accesa la spia della benzina, il Catania era diventato pesante sulle gambe. Poi non ci dimentichiamo che dall'altra parte c'era una squadra di assoluto livello che ha cambiato marcia, che doveva provare comunque a far sua la partita dopo un primo tempo deludente. È una squadra forte, una squadra che comunque cambia a disposizione, un giocatore come Lamesta, che lo abbiamo visto l'anno scorso alle Rimini, che ti dà gamba, ti dà
continuità e imprevedibilità, ha messo in campo comunque giocatori come lo stesso Perlingeri, quindi è una squadra di assoluto valore, una squadra comunque che ha un'età media più bassa della nostra, quindi era anche fisiologico che nel secondo tempo uscisse il Benevento per la, diciamo così, l'età media che ha più bassa rispetto a noi, per la qualità che ha, per i cambi che ha avuto, che ha a disposizione mister Euteri. E il secondo tempo è stato un secondo tempo di assoluta sofferenza, dove se fosse arrivato l'1-1 da parte, diciamo così, del Benevento, il Benevento a mio avviso non avrebbe rubato assolutamente nulla, perché ha giocato un ottimo secondo tempo, perché abbiamo giocato un tempo per parte, il primo tempo noi e il secondo tempo loro. E diciamo così che nel calcio anche la componente, diciamo così, fortuna gioca un ruolo importante. Lo scorso anno al debutto contro il Crotone, no? Perdemmo con tre pali, con tre legni, ma ragazzi, il calcio è anche questo, un salvataggio di Sturaro, ragazzi, che vale un gol, che è spaccata, Beter sbattuto, nega l'occasione, se non sbaglio Manconi, di segnare il gol dell'1-1, Perlingeri che fa un ottimo tiro a giro, che esce praticamente di un nulla, quindi poi anche lo stesso Benevento ha avuto delle occasioni, con un po' di fortuna, con un po' di mestiere, con un po', diciamo così, di esperienza da parte dei nostri giocatori, riusciamo a portare a casa questo 1-0 importante, con qualche cambio entra le riprese, come diciamo Quaini, entra De Rose per uno Sturaro che era comunque stremato, entra Stoppa che ha fatto vedere che è un giocatore che comunque ha gamba, se non sbaglio Stoppa è entrato al posto di Lunetta, sì, entra anche Inglese al posto di Carpa, Inglese ha ripulito diversi, diciamo così, palloni, ma si è visto che quando è ripartito in contropiede con Stoppa l'ha provato a servire, no, quasi filtrante, Inglese non arrivava sui passaggi filtranti che gli serviva Stoppa, si vede che ancora è tanto in ritardo dal punto di vista delle condizioni, quindi a mio avviso è un, diciamo così, una vittoria assolutamente importante, di sofferenza, ma va bene così, perché ragazzi è importante partire bene, 4 punti su 6 è un inizio assolutamente importante, perché ragazzi il Catania troverà una condizione eccellente quando recupererà questi giocatori che abbiamo menzionato all'inizio, Verna, comunque lo stesso Montalto, lo stesso D'Andrea, quando Calibi Jimenez starà bene, quando recupererà anche lo stesso Popovic, perché abbiamo bisogno comunque anche di alternative da mettere a 10 minuti dalla fine, quando recupererà il Catania tutti gli indisponibili, quando riuscirà ad arrivare a un livello fisico, una condizione fisica ottimale, lo stesso Inglese bisogna recuperarlo, probabilmente si arriverà a questo alla sesta, settima, ottava giornata di campionato. È importante non guardare la classifica, a quel punto trovarsi indietro di diversi punti, che è quello che è capitato un po' negli ultimi anni al Catania, una partenza sempre lenta, l'anno scorso la sconfitta al debutto col Crotone, poi magari quando arrivi, diciamo così, a regime dal punto di vista dell'intesa tra i giocatori e dal punto di vista della condizione fisica, magari guardi la classifica e ti demoralizzi, perché ti vedi che le prime posizioni ti sono scappate dalle mani, perché magari sei a 7 o 8 punti dalla prima, seconda, terza in classifica, quindi è importante tenersi agganciato alla vetta della classifica fin quando non entriamo in condizione fisica per poter giocare più di un tempo, giocare magari 60-70 minuti ad alto livello, recuperare gli infortunati che ti danno anche cambi a disposizione, perché ieri, a parte i 4 cambi che hai realizzato lo stesso allenatore, lo stesso Toscano, a disposizione in panchina, ragazzi, rimaneva poca cosa, c'era Corallo, c'era Forti, c'era D'Emilio, c'era Jimenez che però non stava bene, c'era Ciniero, c'era Allegra, c'era Butano, c'era Adamonis, praticamente non rimaneva quasi niente in panchina. Ecco perché recuperare la condizione fisica è importante per poter stare più minuti nel match, per poter anche provare magari a chiudere le partite col risultato di 2-0 e per poter avere anche in panchina dei cambi che ti aiutano comunque a cambiare anche il ritmo. O in momenti in cui dove sei in netta difficoltà. Ieri il Catania nel secondo tempo, nell'ultima mezz'ora, era in netta difficoltà, e se avesse avuto dei giocatori di gamba importanti sia a centrocampo che in attacco, cosa in questo momento non può fare perché sono infortunati, magari saresti riuscito a soffrire meno nella ripresa e avresti potuto provare anche a giocare in contropiede in maniera diversa e provare a chiudere la partita. Quindi direi che è un inizio, per tutte le difficoltà che abbiamo avuto, assolutamente positivo, sono contento. Ora andiamo in trasferta contro la Juve Next Generation, cerchiamo di giocarci la nostra partita. Iscrivetevi ragazzi al canale, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo inizio campionato e anche della partita di ieri, e ci vediamo ragazzi in un prossimo video. Ciao.